È arrivata anche Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, vediamo un po' se riusciamo a vederla con Milluzzi. Andrea si farà strada nella. Andiamo indietro per favore sul marciapiede. Sì, Mirta, adesso è arrivata Giorgia Meloni, stiamo cercando una. Niente, non posso stare in mezzo alla Mi strada, potete scusate. Spostare indietro? Giriamoci, cioè, se ci avete stamattina. Poi è una che dichiara sempre, ma che dice. Tanto io mi metto di là, quindi se vi aprite, vi spostate, cerchiamo di fare. Fermi, fermi, mamma mia ragazzi, fermi. Non spingete che sennò. Non mi sembrate molto. Questa ipotesi di Draghi come presidente della Repubblica che ha fatto Giorgetti sulle colonne della stampa per poi andare alle elezioni. Qual è la sua visione di questa. Ho già risposto 100 volte a questa domanda. Io non sono in grado di dire se oggi Fratelli d'Italia sosterrebbe Draghi al Quirinale. Sicuramente il fatto che questo ragionevolmente porterebbe a nuove elezioni potrebbe essere un punto a favore, ma sono di più gli elementi che servono per valutare un Presidente della Repubblica. E quindi oggi è presto per dirlo. Come sta il centrodestra dopo questi 2 giorni di botta e risposta fra lei, Giorgetti, Salvini e anche in vista della chiusura della campagna elettorale a Milano e a Roma, le 2 città che Giorgetti ha detto forse perderemo e dove voi invece fra oggi e domani sarete compatti per chiudere la campagna? Io penso che le nostre candidature siano estremamente competitive, penso che il nervosismo con cui la sinistra ha fatto la campagna elettorale dimostri che non sono così sicuri di vincere come dice il mainstream. Del resto vale la pena ricordare che il centrodestra è compatto a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino, a Trieste, a Bologna, su un unico candidato. In tutte queste città la sinistra ha in campo 1, 2, 3, perfino 4 candidati in alcune situazioni. Quindi non intendo continuare a rispondere a una domanda che secondo me non ha fondamento, perché il centrodestra è compatto in questa campagna elettorale, mentre mi pare che abbia grossi problemi di compattezza un centrosinistra che sta insieme per interesse e semplicemente per tentare di impedire a noi di vincere. Però la domanda la fa, sorge spontanea quando. A stabilire quali saranno le proposte migliori che si mettono in campo. Io penso che le nostre proposte siano molto competitive, sia per la visione che il centrodestra incarna, sia per i candidati che sono tutte persone estremamente credibili, sia per programmi estremamente articolati. Ma c'è un problema Lega dentro il centrodestra, cioè Giorgetti è stato il primo a porre questi temi sul tavolo, non è tanto la sinistra quanto Giorgetti. I problemi della Lega deve parlare con la Lega, dopodiché noi siamo in campagna elettorale, se mi consente, e vorremmo poter rispondere sui problemi dei cittadini come fanno i nostri avversari, perché agli altri si chiede che cosa si pensa della riforma del catasto piuttosto che, e noi dobbiamo stare a parlare del centrodestra, che se mi consente nell'ultima settimana di campagna elettorale è un tema che non mi interessa. Expo 2030 è un'occasione per la capitale. Expo 2030 è assolutamente un'occasione per la capitale. Va bene. L'abbiamo sostenuto dall'inizio, siamo contenti. Direi che rientriamo in studio. Mi pare che la Meloni abbia confermato quello che ci ha detto la russa, e cioè che se l'arrivo di Draghi vuol dire in qualche modo le elezioni anticipate più o meno certe, per loro ben venga Draghi, insomma questo è il succo, ben venga Draghi al colle intendo. Allora, più o meno cioè, la russa, è un po' presto per dirlo, ha detto, sì, un po' presto sì, per sì, dirlo. Sì, hai ragione. Ci pensiamo, un po' presto, ma non lo escludiamo. Fatemi sentire migliore.